Buongiorno a tutti, siamo in questa prima formula del Corradi Outdoor Attitude telematico web. È una tappa che si sarebbe dovuta tenere a Torino, al Circolo del Design, con la produzione di Grosso Tende, che ringraziamo. Il format di Corradi Attitude prevedeva una prima parte mia di alcuni cenni alla comunicazione, poi delle interviste in backstage e infine una conferenza di Alfonso Femia, che è collegato. Alfonso Femia, architetto, amico prima di tutto, architetto, che oggi ci racconterà una sua visione di questi temi dell'interno esterno della città e poi farò una breve introduzione. Volevo ringraziare soprattutto noi perché in questo momento stiamo non sperimentando, perché da una settimana stiamo mettendo a punto questo format, però la conversione veloce di ognuno di noi per cercare di lavorare con questi mezzi e per cercare di stare in contatto e di continuare a fare, si potrebbe dire, letteratura in questo senso. E ringraziamo molto Alfonso Femia e la sua disponibilità di aver ritarato la presentazione e di essere qui con noi oggi. Quindi mi sembrava doveroso ringraziare tutti perché, insomma, in pochi giorni siamo riusciti, pur già utilizzando alcune modalità del telelavoro o comunque delle videoconferenze, siamo riusciti, anche grazie all'impegno di Davide e di Marcantonio, che, come dire, in presa diretta ogni giorno con noi, ha utilizzato questa piattaforma prima professionalmente e poi l'ha messa a sistema, anche grazie, devo dire, a qualche mia insistenza per portare avanti questo format. Quindi, detto questo, grazie a tutti, riprendiamo il discorso. Partiamo oggi con questo Corradi Outdoor Attitude Web e partiamo al contrario, con una conferenza prima e con delle domande successive. Alfonso ha accettato di riprendere questo discorso, appunto. È difficile parlare di un amico, di una persona che si conosce bene, si potrebbe farlo per ore. Dico solo che è appena uscito un libro che lo descrive bene, è un libro che Alfonso ha fatto sui 25 anni del suo lavoro, dei cambiamenti che ci devono essere nella vita di uno di noi, che ha dato alle stampe Alfonso, e descrive il suo lavoro di architetto. Parto da lì perché lo storico Maurice Culot definisce l'atteggiamento progettuale di Alfonso quasi come le visioni di Merlino, no? E su questi termini del realismo immaginario e tutta la letteratura delle parole del suo lavoro sono parte integrante del lavoro. Come ho detto tante volte, come discutiamo anche nella piattaforma 500%, succede che il dialogo, le parole, il testo sono esse stesse parte integrante del progetto. Oggi Alfonso farà una breve conferenza dove parlerà del senso delle parole, appunto, delle azioni di progetto, del diritto alla materia, che è un altro cavallo di battaglia, di generosità e sentimento. Io chiedo ancora una volta cortesemente di escludere le telecamere, perché vedo alcuni che ci ascoltano, che hanno... Ecco, grazie. Più che altro perché, ripeto, ribadisco, siamo in registrazione e quindi questo poi vi verrà dato come un video pronto, diciamo così, per essere buttato fuori sulla rete, per diventare un messaggio che Corradi vuole dare a questo momento particolare. Alfonso, non so se tu sia in linea e spero mi abbiate sentito, eccolo. Ti darei la parola perché sei già pronto con la presentazione. Ora io mi taccio per qualche minuto e poi ci riprendiamo fra poco, a meno che tu dica cose talmente eclatanti, e sarà sicuramente così, e non mi potrò trattenere da fare alcuni rebound, un termine che ti piace molto, alcuni rimbalzi. Prego, grazie. Grazie Giorgio, grazie a Corradi, grazie a tutti voi presenti nello sperimentare, come diceva Giorgio, questo momento anche di stare distanti ma uniti e vicini, e ovviamente confrontandosi attraverso le idee, le esperienze, il senso anche che per noi ha il progetto, ovvero la dimensione di incontro con l'uomo, quindi con l'umanità, più che mai in questo periodo, forse ricominciare o continuare, dipende, diciamo, dalle proprie esperienze,
a riflettere sulle varie cose, non tanto in forma di affermazione, perché io sono cresciuto con e formato più con la teoria del dubbio e delle domande che non dell'affermazione, della sicurezza di quanto uno dice o fa, ma in qualche maniera avevo l'idea di esplorare, per quello che io amo anche un'altra parola, che è quella del viaggio. Ringrazio Corradio perché è molto attivo negli ultimi tempi, da sempre, ma ancora di più negli ultimi tempi, nel ricercare forme di dialogo, di confronto, e quindi facciamo questo piccolo momento insieme. Ovviamente è una forma conferenza, mi sembra un termine ampio, è una chiacchierata tra di noi sulla quale anzi mi auguro che poi ci possa essere momenti di confronto diretto, seppur via etere. Ecco. Il tema non è estremamente facile, questo è anche già un aspetto significativo, nel senso che potrebbe essere anche un tema o estremamente banale o per molti anche quasi non un tema. Per quello, come spesso diciamo ci capita, noi cerchiamo di iniziare ogni volta un progetto nel ricercare un po', perlomeno dal nostro punto di vista, quello che possa essere il senso delle parole, soprattutto anche confrontandole nei diversi linguaggi, nelle diverse lingue. Allora, Indoor Outdoor, per esempio, nell'immaginario immediato di un ragazzino si rimanda immediatamente più a dei linguaggi quasi sportivi, no? Che non ciò che potrebbe riguardare la dimensione o domestica o del progetto. E quindi è anche abbastanza importante capire come nelle diverse lingue, compreso ovviamente la nostra, immediatamente questo tipo di rapporto si può o identificare attraverso un rapporto tra l'interno e l'esterno, che quando poi definiamo l'esterno vuol dire sentirsi all'esterno, che ha una coincidenza anche con la lingua spagnola, che dice all'aria libera, come dire siamo nella condizione di aria libera, o nello stesso momento c'è un altro tipo, diciamo, di rapporto che spesso vuol dire dentro e fuori. Allora, interno e esterno, dentro e fuori, sono già due grandissime categorie, diciamo, di ragionamento per l'architettura, che indicano in qualche maniera anche un modo preciso o attento di comprendere, diciamo, il perimetro di un progetto, anche il suo rapporto con il contesto e con il luogo su quale insiste. Allora, il senso delle parole in questo caso vuol dire riflettere ogni volta che noi agiamo con un progetto, che senso vogliamo dare al progetto stesso, proprio utilizzando la parola che più si avvicina all'idea di progetto. Per cui inizio da questa immagine, che è l'immagine del nostro giardino, dello studio di Genova, dove sono adesso. Non tanto perché è un bellissimo luogo, ma perché la particolarità sta proprio nel senso delle parole, nell'identificare questo tema che immediatamente potrebbe essere visto come un giardino. Siamo in un punto in cui lo studio è l'atelier al quarto piano di un palazzo, e è il quarto piano, stranamente questo quarto piano è strutturato come un piano nobile, ma la cosa particolare, piano nobile intendendo che abbiamo soffitti alti 7 metri, stanze affrescate, sequenze diciamo di grandi stanze, per poi uscire su un grande giardino, un grande spazio all'aperto, outdoor, che ha la particolarità di avere questa immagine estremamente rigogliosa, come se fosse in mezzo a un contesto estremamente naturale, invece nella condizione più artificiale possibile, perché praticamente il giardino pensile di un sistema di gallerie ottocentesche, noi siamo su una delle due, che poi ha creato attraverso questo rapporto con la natura, con questa capacità, anche questo contesto particolare. Allora, è piuttosto importante capire questo per comprendere la natura delle diverse cose, come in qualche maniera la definizione, e quindi ritorno al senso delle parole, diventa sempre il primo elemento significativo per dare significato, anche per poter voler immaginare questo luogo che all'inizio ovviamente non aveva questo tipo di dimensione. Questo, e qui siamo sempre in un'immagine un po' particolare di riflesso, diciamo, tra uno spazio interno e esterno, tra il giardino e una delle sale all'interno dello studio, crea quello che definivo prima, una specie di soglia. Noi dobbiamo cominciare a comprendere sulla soglia tra lo spazio interno e esterno cosa vogliamo che accada, con quali modalità, quali tipi di relazione vogliamo stabilire tra l'interno e l'esterno, sapendo che c'è una prima difficoltà di cambiare lo stato, no? Da essere al coperto, essere dentro certe condizioni, a trovarci all'esterno. Allora, è un tema, ripeto, che secondo me ha tutta una serie di sue difficoltà per trovare il giusto equilibrio, però proprio in queste difficoltà sta l'interesse specifico del progetto. Se dovessi provare a definire le prime tre, come dire, azioni di progetto ogni volta che ci confrontiamo nei diversi casi su questo tema, mi vengono in mente queste tre parole. Una, quella che dicevo poc'anzi, ovvero il tema della soglia, no? Il tema, diciamo, di capire che cosa vogliamo che accada nel passaggio, nella percezione, nel rapporto, diciamo, tra l'interno e l'esterno. E allo stesso tempo poi questo rapporto molto particolare e concreto e reale tra lo spazio esterno, che ha la sua solidità, la sua matricità, la felicità, e la volontà o l'esigenza di attrezzare uno spazio esterno,
che comunque io identifico con una parola, diciamo, di effimero, non tanto perché possa essere esclusivamente effimero, si può ovviamente consolidare, come abbiamo visto prima, ma per una condizione di relazionarlo molto alla dimensione del tempo. Tempo inteso come la modalità con cui noi vogliamo usare quello spazio, che può essere estremamente agganciante nelle diverse situazioni, stagioni o modalità, ma soprattutto anche nel rapporto con noi stessi, come uno spazio che debba sempre un po' adattarsi e regolarsi di conseguenza. Per quello spesso noi, proprio sul tema della soglia nel rapporto tra interno e esterno, qui siamo in un progetto recente dall'Art Academy, dove inventiamo questo spazio museale in realtà non creando una scatola, ma creando una grande rampa che sale con duplice obiettivo, emotivo e percettivo all'interno, diciamo, del volume, ma anche di una soglia dove alzando questa rampa inventiamo uno spazio esterno. Spazio esterno che è diventato una grande piazza, un grande giardino, una grande condizione, diciamo, di relazionare, di inventare questo luogo. Allora qui comprendete quando intendo dire che la prima azione è la soglia, capire che cosa vogliamo che accada e quanto la difficoltà può far nascere opportunità, come in questo contesto. In un altro contesto, più come dire territoriale urbano, qui siamo al Ponte dei Mille a Genova, due banali scale dal punto di vista, diciamo, di un'esigenza nel 2004, quando Genova è stata capitale della cultura, per dare accessibilità ai due moli, diciamo, della stazione marittima, diventano invece due grandi luoghi di rapportarsi con l'esterno in maniera differente: il modo con cui l'abbiamo disegnato, il modo con cui esso scende, il modo con cui si relaziona in maniera simmetrica rispetto allo spazio, e la volontà non solo in qualche maniera di organizzare uno spazio funzionale esterno, ma esso stesso costruire una dimensione narrativa. Ecco, sullo spazio esterno, ancora di più forse che nella dimensione dell'architettura interna, la dimensione narrativa con il contesto è un elemento importante, quello che noi cerchiamo di definire nella volontà di creare un paesaggio nel paesaggio. Il paesaggio che ci ritroviamo, con cui ogni progetto si deve relazionare, è la volontà anche, o la decisione, per noi è una volontà di costruire un paesaggio che sia capace di relazionarsi con questo, ma anche di inventarne uno che si stratifica con quello esistente. Se ritorniamo in una dimensione paradossalmente più domestica, qui chiamati a un tema molto più semplice, invece inventiamo questa condizione, un giardino all'interno di una villa a Genova, dove la volontà è stata proprio di, nella soglia della volontà di organizzare un giardino e una piscina, invece fare in modo che lo spazio della piscina, che inizialmente viene utilizzato qualche mese all'anno, poi diventa un vuoto da mantenere o meno, ma in realtà è una grande risorsa dal punto di vista spaziale, ancor più laddove non abbiamo tanto spazio. Quindi la possibilità di inventare una copertura che si muove nel senso longitudinale, lì la complessità, perché esistono sistemi di copertura non così, però sul senso trasversale. Qui abbiamo dovuto inventare il meccanismo, il sistema, ma con una volontà specifica, che è quella di nuovo della soglia e del tempo. Quando è aperta la stagione della piscina diventa il luogo, allo stesso tempo lo spazio a fianco della piscina diventa come una grande piccola piazza, un solare, un elemento comunque attrezzato. Chiudendosi parzialmente o totalmente, la piscina ricostruisce uno spazio continuo, una grande sempre cuore centrale, e dall'altra parte nasce un piccolo campetto da giochi con la condizione contemporanea di poter far vivere e giocare gli spazi ai diversi utilizzatori, dai bambini, ai ragazzi, ai genitori. Allora, questo è un altro esempio per noi, come dire, di cercare di capire l'opportunità, la complessità dello spazio esterno, con una logica sempre, diciamo, riferita alla soglia, al tempo, all'effimero. L'effimero per me in questo caso è il movimento, come dire, che modifica l'uso e il rapporto con lo spazio specifico. Non è diverso, se ritorniamo a cambiare la scala, torniamo alla dimensione della città, in questo progetto del Museo del Giocattolo e del Bambino a Cormano, dove la nostra volontà in fase di concorso è proprio fare in modo che la nuova parte sia come un'estrusione del volume storico, ma volutamente si sovrappone alla strada, facendo in modo che sia la strada l'ospite, diciamo, di questo spazio, mentre tutto a terra e gli spazi sottostanti devono diventare gli spazi di relazione, uno spazio esterno, forzando questo rapporto di un progetto urbano che invece prevalentemente lasciava la macchina quel tipo di territorio, inventando conseguentemente anche qui delle situazioni in cui l'interno e l'esterno dialogano continuamente, percettivamente, fisicamente, prendendo ovviamente significati diversi, compreso l'attraversamento della strada che diventa, come dire, ripeto, un ospite di questo spazio, e anche cercando di affermare, soprattutto per i bambini, un'idea di immaginario che faccia comprendere il suo tipo di spazio. Allora, questa condizione la ripetiamo in esempi ancora diversi. Qui siamo a Venaria Reale,
dove il recupero di un vecchio edificio per adibire la biblioteca e l'organizzazione del parcheggio diventa esso stesso un rapporto molto importante per noi tra l'interno e l'esterno. Dapprima creando questa specie di filtro che, come vedete, è percorribile e che permette di avere un rapporto, una risposta tecnologica ma basica, semplice, per creare una facciata trasparente all'interno, ma proteggendolo, ma allo stesso tempo crea una specie di filtro continuo tra l'interno e l'esterno. Questo, come vedete, crea una specie di porticato tra interno e esterno con un ritmo differente e crea anche un tema di percezione tra l'interno e l'esterno. E allo stesso tempo poi anticipa l'organizzazione dello spazio antistante, dove in maniera assolutamente poi spontanea i ragazzi, diciamo, nel quartiere si rincontrano e dove poi anche un grande muro di perimetro a un altro manufatto che dovrà essere prima o poi recuperato, diventa l'occasione anche qui di identità, di appartenenza a un luogo. Chi conosce Veneria la Reale, la leggenda dice che nasce dalla storia dell'amante, la bella Rosina del re, quindi lui uscendo da Torino andava a Veneria e lì ha costruito la Reggia. Allora qui un semplice grande muro diventa ospita, il sistema che ospita molte poesie d'amore, diciamo, internazionali, automaticamente qui ritorna al tema della parola, quindi quanto sia importante, soprattutto sullo spazio esterno, creare un meccanismo di appartenenza, creare un meccanismo, diciamo, anche di creare una modalità, diciamo, di interazione con gli elementi che introduciamo, che possono produrre in qualche maniera momenti di cultura di differente, diciamo, dimensione e interesse. Questo ci porta al terzo punto che volevo toccare, che è il diritto alla materia. Quando parliamo di diritto alla materia, non parliamo di materiale in primis, no? O comunque parliamo di come i materiali devono essere trasformati in termini di materia, nel senso che per noi materia in primis, la prima materia del progetto significativa con cui ci vogliamo sempre almeno provare a confrontare, sono da un lato il tempo, dall'altro la luce. E proprio per quello, se parliamo di spazio tra l'interno e l'esterno, questi quattro elementi sono gli elementi in qualche maniera che spesso ritroviamo per noi, diciamo, come elemento o come ingrediente di confronto. Da un lato il tema della trama, un sistema in qualche maniera anche qui ordinatore, ma al suo tempo che diventa texture e quindi automaticamente ci permette in qualche maniera di rapportarci tra l'interno e l'esterno con modalità che siano capaci in qualche maniera di tenere quella condizione anche molto leggera, no, nell'organizzare gli spazi esterni, e che poi ha un'interazione forte con la luce, ovvero col sole, attraverso due altri meccanismi: il gioco dell'ombra, che questo deve essere creato, ma che può creare dal punto di vista in maniera voluta, non solo per proteggere, anche giochi e condizioni di rapporto visivo dello spazio, e non ultimo quello del colore, che è un'altra dimensione molto forte e che caratterizza diversi luoghi nelle diverse condizioni particolari. Questo ci porta prossimamente a un grande tema per noi, che è un tema sempre estremamente delicato. Nel sistema residenziale, in quel sistema residenziale, se non immaginiamo nel 2020 che il sistema residenziale deve essere delle barre monolitiche per nulla generose, per nulla attente di un'idea, diciamo, di identità di chi le vive, ma un sistema anche volumetricamente capace di creare ogni volta diversi momenti dello stare all'esterno, quindi balconi, logge, balconi filanti, balconi aggettanti, condizioni, si pone il problema che questi spazi devono essere vissuti, quindi questo spazio esterno non è puramente un tema, come dire, puramente volumetrico, ma anche nella condizione di servizio. Allora si pone anche un tema di come attrezzare in maniera logica questi spazi affinché questi diventino qualitativamente coerenti col progetto. E questo avviene in primis nell'architettura. Ovviamente l'architettura deve creare i dispositivi spaziali affinché il tema della percezione, della luce, del rapporto spaziale crei queste condizioni, possibilmente la maggior parte li gestisca in maniera già dando delle risposte. Altre volte, e ritorniamo al tema della soglia come al piano terra, non è sufficiente solo l'architettura, ma queste devono essere poi atte in qualche maniera a recepire dei dispositivi, delle condizioni che, più che elementi che vengono aggiunti magari senza dialogo, devono poter far parte del progetto. E lì si apre un tema molto interessante, dove un interlocutore come Corradi è uno straordinario partner per capire, no, non solo, come dire, l'applicazione di un catalogo, ma anche la possibilità di dare risposte e di inventare dispositivi capaci di entrare in questo tipo di condizioni. Arrivando un po' al punto che in qualche maniera, in maniera, scusate il gioco delle parole, articolato, ho già enunciato alcuni passaggi, sicuramente due temi forti per noi nel progetto sono il tema della generosità e un'idea di sentimento che non è, come dire, la parte passionale sentimentale. Sentimento intendo la volontà, diciamo, di applicare in un progetto una volontà precisa di dare un significato. È quella che
richiamo sempre in questa frase di Leonardo da Vinci, che richiamava l'idea che ogni nostra cognizione principia da sentimenti, quindi mettendo insieme la dimensione, diciamo, ambiziosa della volontà dell'agire, che però è motivata da un sentimento, che il sentimento vuol dire dare o meno qualità al rapporto interno esterno, in questo caso dare una dimensione relativa, dare continuità. Allora, in questa condizione tre elementi, come ho già anticipato, entrano in maniera significativa. Uno, la volontà o meno, e io credo che sia invece molto importante, ancora di più oggi ce ne rendiamo conto, del tempo come materia di progetto. Il tempo non meteorico, il tempo inteso come dire la capacità di creare degli spazi cronotopici, ovvero che mettono in relazione lo spazio con il tempo che sempre di più quotidianamente non solo viviamo in maniera differente, vogliamo viverlo differentemente. Il tema della variabilità, ovvero il tema del progetto variabile, nello spazio esterno, rispetto allo spazio esterno ci dovrebbe essere pochi punti di invariante, di variabile, ma grande capacità invece di adattarsi allo spazio nei diversi rapporti con il tempo. E poi questo tema di costruire una specie di paesaggio nel paesaggio. Allora, qui nascono condizioni, qui siamo a Parigi, in cui ritorno al tema residenziale, proprio il rapporto di decidere che l'ultimo piano, gli ultimi due piani, sia la rete, anche dei grandi balconi filanti, crea delle condizioni di capire poi come vivere, come attrezzare questi tipi di spazi. O l'idea prospettica di inventare tra due edifici all'interno di un parco una prospettiva capace di dilatare e comprimere lo spazio esterno, proprio perché questo possa poi essere disegnato e vissuto, ma soprattutto messo in valore nell'idea che il vuoto in primis è la materia importante quanto, diciamo, il pieno, quanto il volume, quindi in qualche maniera è laddove poi noi ci identifichiamo maggiormente, perché è laddove noi creiamo delle relazioni dirette o indirette che siano. Oppure, poi qui sempre in questo progetto, la possibilità di già immaginare una serie di condizioni, qui parliamo di una serie di balconi, qui siamo in Francia dove spesso i balconi vengono utilizzati come soprattutto in interventi di residenza sociale, come depositi, come condizioni che poi diventano molto particolari, l'idea di filtrarli in qualche maniera con una logica qualitativa capace di risolvere le esigenze che esistono della dimensione reale dell'abitare, con una dimensione anche di costruire un paesaggio capace di rispondere alla dimensione reale e allo stesso tempo a una dimensione, come dire, architettonica di paesaggio, che integra un po' tutte le varie funzioni. Fino, ovviamente, il tema si sposta allo spazio esterno molto più ampio, quindi la costruzione e il ragionamento dei temi di percorsi, ma soprattutto con questo progetto vedete che spesso noi cerchiamo negli ultimi progetti di portare i piani terra, soprattutto un po' più difficile nella cultura italiana, ma più invece normale nelle altre culture dei paesi, soprattutto europei, con delle condizioni affinché poi il piano terra abbia generosamente degli spazi esterni che possono essere vissuti, che anche lì noi poi ci fermiamo alla fase, come vedete nella foto, poi c'è tutto un tema invece di attività che inizia da chi utilizza questi spazi, che hanno ovviamente esigenze di una progettualità verso l'esterno, che diventa anche qui la soglia, no? Il piede dell'architettura a cui bisogna porre attenzione, e questo è il senso importante, diciamo, di questo dialogo tra di noi in questo momento. Ecco. L'ultimo aspetto importante è capire che dietro ognuno delle nostre azioni c'è una parola a cui io tengo tantissimo e che purtroppo è scomparsa nei nostri vocabolari, forse in questo momento cominciamo a riappropriarlo perché il tema è talmente potente che lo comprendiamo, che è il tema della responsabilità, no? E che ne parlo molto nel libro che citava Giorgio precedentemente. Responsabilità che deve essere messa non in senso come parola punitiva e quindi in qualche maniera, ma come azione positiva della condizione, e soprattutto poi deve sposarsi con l'idea di desiderio, il desiderio della bellezza, il desiderio del progetto, il desiderio di incontrare l'uomo. E questo per noi accade sempre in questa soglia particolare tra la dimensione intima e la dimensione collettiva. Amiamo i progetti che mettono insieme sempre questi due rapporti, in qualsiasi condizione, di qualsiasi tipo sia la dimensione del progetto, funzione o contesto, perché è lì che il progetto si assume la responsabilità di essere un progetto che costruisce un'idea di futuro. Se andiamo nella scala della città, e qui c'è tantissimo da fare, qui siamo nella mia Genova, questa è Piazza Rossetti, quindi la concezione degli spazi esterni delle città immaginate nel secolo scorso hanno qualcosa di straordinario nel suo disegno urbano, hanno delle grandi complessità di come questi spazi oggi nel 2020 devono essere ripensati, gestiti affinché diventino dei veri spazi esterni, delle grandi occasioni in particolare. E questo è un tema che sollevo perché è un tema che appartiene a tutte le città, in tutti i contesti e le diverse scale, su quali da tempo, finito il periodo giusto quando io mi sono
studiato, mi sono formato negli anni, fine anni 80, anni 90, in cui l'esperienza degli spazi pubblici a Barcellona con le Olimpiadi, l'esperienza degli spazi francesi quando iniziavano le grandi città, l'esperienza degli spazi pubblici olandesi, ci sono stati 10-15 anni di attenzione sugli spazi pubblici per poi oggi non esserci più occupati veramente. E questo è un tema molto importante su quale dovremmo in qualche maniera riflettere, che ha nature diverse. Qui siamo in Brasile, dove stiamo facendo tutta una lavoro di ricerca, e capiamo che c'è la dimensione urbana, ma poi c'è la dimensione del tessuto urbano, che crea un sistema molto forte e importante del rapporto interno e esterno, fatto di corti, di giardini, e dove l'elemento fondativo di questi grandi progetti è proprio lo spazio esterno. Nel recupero dell'esistente, il rapporto significativo è ridare valore allo spazio esterno e comprendere la sua natura, che ha occasioni straordinarie anche quando ci spostiamo dalla città, e qui siamo, diciamo, nella parte più selvaggia, tra virgolette, diciamo, del Brasile, dentro l'Amazzonia, con invenzioni di spazi tipologici di questo tipo in maniera straordinaria. Alfonso, scusa, Alfonso? Sì? Alfonso, mi senti? Scusa, non so se sia la mia connessione, forse si è bloccata per un istante la presentazione, però solo per dirti che la voce si sente, va bene, e vorrei dire ai nostri ospiti, uditori, che poi comporremo un video, per cui se hanno perso qualche immagine, avremo poi la versione definitiva con le immagini correnti e il tuo audio giusto. Purtroppo non dipende da noi, la connessione di ognuno di noi in questi giorni è un po' ballerina. Scusa l'interruzione, ma era una cosa tecnica da... Sì, Vito, possiamo anche mandargli anche oggi stesso, se avete le mail, il PDF, così almeno se hanno perso qualcosa possono guardare. Ho quasi finito, e parlavo appunto di queste cose. Quindi poi dopo dobbiamo definire come dare fuori questo materiale. L'importante è ascoltarti con piacere. Adesso si vede, grazie. Ok, ho quasi finito, quindi parlavo per in questo momento, diciamo, ho messo queste immagini del Brasile perché è un tema di ricerca che proprio noi stiamo sviluppando in questa dimensione dell'invisibilità di alcuni luoghi, e qui comprendiamo per esempio anche nella dimensione spontanea quanto sia un elemento significativo il rapporto con lo spazio esterno nelle diverse dimensioni, e qui inventato banalmente creando una specie, diciamo, di griglia donata con il recupero di vecchi copertoni, automaticamente con la materia dello spazio. Allora, è molto importante per capire perché lo parlo di responsabilità. E chiudo con il progetto che forse più di tutti in qualche maniera ha voluto mettere insieme queste diverse scale. Il territorio, come vediamo in questa immagine, siamo nei docks di Marsiglia, il grande edificio storico simbolo di una città come i docks di Marsiglia, la grande scala, ma soprattutto la volontà di dare valore questo edificio, riqualificando, ripensando, rimaginando, ridando un'identità nuova proprio ai suoi spazi esterni, le quattro corte, che però non erano mai state vissute come spazi esterni, perché erano puramente delle pause all'interno di questo grande monoblocco che nasce nel 1856, quando viene costruito tutto il Po della Joliette, e che noi trasformiamo in un luogo urbano, trasversale, poroso, generoso, fatto di materia, che vuole parlare di Mediterraneo, che vuole parlare di percezione trasversale di un edificio che separa tra nord e sud la città. Invece il progetto apre 52 porte per creare non più un sistema direzionale, ma un sistema fluido di percezione d'uso, e dove lo spazio esterno si arricchisce ovviamente attraverso la materia di un racconto che vuol parlare della storia dell'edificio, della materia dell'edificio, introducendo però le materie del luogo intendendo il Mediterraneo, quindi la ceramica, il vetro di Murano, la natura, un lavoro anche con l'arte che è narrativa, ma soprattutto anche qui un lavoro con la luce, con l'ombra, un sistema di compressione e dilatazione dello spazio dentro un edificio, come dicevo, che è monotono e regolare in tutte le sue componenti, e che attraverso un elemento narrativo di questo tipo, come abbiamo proposto, invece prende un'anima e prende anche un significato, il suo ruolo nel rapporto complessivo alla città. Quello che noi chiamiamo costruire, immaginare un luogo di destinazione, non un luogo che deve essere semplicemente attraversato, ma un luogo di destinazione, ovvero un luogo che poi ci appartenga, e quindi non andiamo in questo luogo indipendentemente da un'esigenza puramente funzionale. E tutto nasce proprio paradossalmente nell'eliminare quella soglia tra l'interno e l'esterno. È un sistema in continuità continua, scusate il gioco delle parole, visiva, percettiva, aprendo nuove bucature, creando delle separazioni dove devono esserci completamente trasparenti, sia nelle parti più funzionali, sia in quelle più invece, come dire, ludiche, e questo crea, come vedete anche dall'esterno, una condizione molto particolare che immediatamente all'apertura, alla fine dei lavori, ha creato questo effetto. I docks appartengono alla città, appartengono a questa condizione, un luogo di destinazione viene vissuto in questa direzione. E chiudo con due immagini. Questa è l'altra foto dall'ARA,
visto da un altro punto di vista quello che all'inizio abbiamo fatto vedere per farvi capire quanto quell'effetto, diciamo, di aver fatto sede edificio, ha voluto creare questo edificio che è un interno esterno, è abbastanza, è un coperto scoperto, porta dentro la natura, porta dentro il contesto, porta dentro un'idea di soglia non finita, proprio perché vuole rompere questo elemento di limite, al punto che col cliente, col committente, pur essendo privato, un'azienda importante, ha valutato positivamente la nostra idea di non mettere nessun tipo di recinzione, quindi c'è un'idea di continuità ed è un altro elemento molto importante, e che in qualche maniera, come vedete, questo è il controcampo, immediatamente in questo modo crea una specie di stratificazione tra lo spazio esterno, la rampa e poi il cielo, quindi in una modalità continua, tale per cui l'interno e l'esterno esiste fisicamente, esiste la sua dimensione, allo stesso tempo diventa un tutt'uno. Ecco, questa è la condizione che in qualche maniera noi riteniamo possa essere un elemento sempre importante del progetto. E chiudo con questa immagine, che ritorniamo al nostro studio di Genova. Qui vediamo una struttura di corradi che abbiamo da alcuni anni qua, che quindi ci aiuta proprio a gestire in maniera variabile, effimera, ma solida, diciamo, i vari momenti dell'uso, diciamo, dello spazio esterno, e che in qualche maniera diventa il rapporto molto forte. Quindi è un grande tema, un tema difficile, un tema che ha bisogno di partner come Corradi per inventare condizioni, soprattutto perché sia un tema vero di progetto e più che mai un grande tema mediterraneo, quindi ci appartiene a tutti noi. Grazie. Alfonso, grazie. Io farei un gioco, visto che sono tutti in diretta, attivate un secondo i microfoni e facciamo un applauso, se possibile, poi li richiudiamo. Troppo generoso.